Oggi presentate la quinta edizione del premio I Fiori Blu. Quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno sono due progetti che si consolidano per il territorio e nell'interesse del territorio, uno che coinvolge i club di servizio, a cominciare dai Rotary, Fidapa, Inner Wheels, Optimist, UNESCO e Lions, credo di non dimenticare nessuno, e poi un progetto che riguarda invece il mondo della scuola, perché studenti e studentesse saranno protagonisti con un'assegnazione di un riconoscimento come fu nella quarta edizione il 18 ottobre 2024 per il miglior book trailer realizzato in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti. Come sarà strutturato e quando si concluderà? La struttura per questa edizione si è modificata all'origine perché un rappresentante dei librai fa parte dei delegati per la commissione scientifica e per la selezione delle candidature. La strutturazione è un'agenda abbastanza, cioè già programmata. Ci sono gli incontri con gli autori in quattro date, un saggio e un romanzo in linea di massima, le date saranno illustrate in conferenza stampa e poi per concludere l'evento finale che sarà quello in cui si assegnano i premi con la conduzione di Neri Marcorè e la presenza di Paolo Mieli.